Siamo con Monsignor Giuseppe Orlandoni, Vescovo di Senigallia. Benvenuto, Eccellenza. Grazie. Parliamo con lei della condizione degli immigrati e degli extracomunitari. Ecco, sul piano anagrafico, l'extracomunitario è semplicemente colui che proviene da un paese diverso rispetto a quelli della comunità territoriale di cui facciamo parte, ma sul piano sociale l'extracomunitario e l'immigrato sono spesso visti e trattati in modi diversi. È opportuno far sì che queste differenze rimangano confinate al solo ambito anagrafico? E in che modo è possibile? Le differenze ci sono innegabili perché riguardano la cultura, la razza, la lingua, la religione. Il problema è come fare per evitare una discriminazione conseguentemente a queste differenze. Le differenze non si possono eliminare, il colore della pelle è quello che è, rimane. Ecco, ma l'importante è che queste differenze non producano delle situazioni, di vita contrassegnata dalla discriminazione, dall'emarginazione sociale. Quindi il problema è quello, da una parte, dell'accoglienza, e quegli extracomunitari hanno diritto di essere accolti, hanno diritto, ecco, di essere trattati come persone umane. Dall'altro, il problema grosso è quello della integrazione sociale. Questo non significa che loro devono rinunciare alla loro cultura, ma comunque che devono entrare un po' così in dialogo nella cultura del paese ospitante. Eccellenza, lei è a capo della Chiesa Cattolica nella sua diocesi, quella di Senigallia. La Chiesa Cattolica prende il suo nome proprio dal termine greco katholikos, che significa aperto a tutti. Questa apertura è una realtà di fatto o rimane confinata nella sfera di quello che la Chiesa dovrebbe arrivare a fare in futuro, ma che ancora non è riuscita ad attuare in pieno? Sul piano dei principi, ecco, sappiamo bene che la Chiesa in quanto tale è una comunità dove i membri, gli appartenenti, così, non possono considerarsi né stranieri né ospiti. La Chiesa è il luogo della fratellanza, il luogo dove tutti si riconoscono come fratelli familiari di Dio. Questo avviene di fatto, ma io penso che si sta camminando così in questa direzione. Certamente la Chiesa può far molto sia sul piano educativo sia sul piano della carità per creare le condizioni dell'accoglienza, della collaborazione, della convivenza pacifica. E già qualche cosa si sta verificando. Per esempio vediamo che alcuni extracomunitari chiedono il battesimo e partecipano attivamente alla vita della comunità parrocchiale. Nella mia visita pastorale ho trovato anche che in qualche consiglio pastorale c'è la presenza di alcuni extracomunitari. Dunque qualcosa si sta facendo, certamente la strada è lunga, ma io credo che sta anche crescendo la consapevolezza che questa è la strada giusta. Ringraziamo allora il Vescovo di Senigallia, Monsignor Giuseppe Orlandoni. Grazie, buongiorno. Per chiesamarche.org, Silvio Vitelli.